Carissimi, benvenuti o bentornati a questo nuovo ciclo di catechesi dedicato ai vizi e alle virtù, anzi meglio sarebbe dire alle virtù e ai vizi, perché prima noi consideriamo sempre le cose buone e poi quelle negative, anche perché come ben sappiamo e come vedremo, i vizi si capiscono soltanto comprendendo prima bene le virtù, perché sono sempre il contrario delle virtù. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo perché filosoficamente anche il male non ha una consistenza propria, ma il male si comprende soltanto in quanto è privazione di bene. E questo, pensiamo, no? Significa anche che le forze del male, pensiamo per esempio al diavolo, non hanno una consistenza autonoma. Questo è verissimo, perché sono creature. L'unico che ha una consistenza autonoma che esiste per se stesso è Dio. Tutto ciò che non è lui, e lui è il sommo bene, il male è stato originato da creature che si sono ribellate a lui, in primis gli angeli ribelli, poi gli uomini ribelli, ma non hanno una consistenza in sé. Possono essere compresi soltanto in relazione al bene di cui sono negazione. Ecco, quindi cominceremo. La volta scorsa abbiamo visto le cinque virtù intellettuali, abbiamo fatto una carrellata veloce su queste virtù, anche perché poi avremo modo di rincontrarle in altre prospettive, in altre dimensioni. Oggi vorrei, senza troppo dilungarmi, cominciare subito, evidentemente, il discorso sulle virtù teologali, le meravigliosissime virtù teologali che sono la fede, la speranza e la carità. Si chiamano teologali, a differenza appunto di quelle cardinali, perché queste sono virtù che hanno origine da Dio, ci vengono infuse con il battesimo, e cioè significa che da noi stessi non potremmo mai darcele né acquisirle. Lo capiremo nel corso di questa, speriamo, di questo ciclo di catechesi, di queste conversazioni. Ci sono delle virtù, anche quelle cardinali, per esempio, che erano conosciute anche dai filosofi pagani. Pensiamo un Seneca, pensiamo un Cicerone, pensiamo un Socrate, un Platone, un Aristotele, d'accordo? La giustizia è una virtù che si può acquisire, certamente in maniera non così perfetta come l'acquisisce o la dovrebbe vivere un battezzato, perché vedremo poi che nei battezzati anche le virtù cardinali sono infuse nell'atto stesso del battesimo. Quindi, anche se di per sé si potrebbero acquisire attraverso la ripetizione degli atti e la conoscenza, come avviene per i pagani, in noi figli di Dio dovrebbero trovarsi ad un grado superiore, purificato, perfetto, d'accordo? Però la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza, pensiamo per esempio ai digiuni e agli atti ascetici che fanno, non lo so, i monaci anche di altre religioni, no? Un digiuno lo possono fare chiunque. I musulmani, come tutti quanti sanno, fanno il Ramadan, per esempio. Nel Ramadan c'è un digiuno abbastanza severo che fanno i musulmani. Vedremo a suo tempo che il digiuno è degli atti connessi con la virtù cardinale della temperanza, e quindi si può digiunare anche senza essere stati battezzati, no? Ecco, quindi, però la fede, la speranza e la carità sono virtù che, mettendoci direttamente a contatto con Dio uno e trino, proprio direttamente a contatto, sotto punti differenti, sotto punti di vista differenti ma convergenti, però sono divine. Attenzione, sono tre perché è abbastanza evidente. Sono tre perché sono tre le persone della Santissima Trinità, fede, speranza e carità, e sono tre perché tre sono le nostre facoltà spirituali: l'intelletto, la memoria e la volontà. Tra l'altro, come vedremo, queste virtù si possono certamente attribuire in maniera analogica sia alle tre persone divine che alle tre facoltà, no? Vedremo che la fede
che uno ne pensi si attribuisce principalmente all'intelletto, perché anche se la fede ha una dimensione, come vedremo, profonda, anche esistenziale, anche fiduciale, è anzitutto, come vedremo, una virtù che plasma, determina, condiziona, nutre l'intelletto. La fede è propria delle persone intelligenti, eh? La fede non è propria delle persone che, siccome sono ignoranti, non capiscono niente, devono attaccarsi a qualcosa. Questo è un cliché, diciamo così, diffuso e fatto circolare da ambienti, come dire, anticlericali o anticristiani, ma non è affatto vero, d'accordo? La fede è virtù certamente infusa da Dio, ma che aumenta enormemente, dilata enormemente gli ambiti e gli spazi in cui si muove il nostro intelletto, principalmente, come vedremo. La speranza, come vedremo, è quella virtù che trae alimento dalla fede, lo vedremo subito nella definizione di fede che daremo già questa sera, se Dio vuole, e che ci proietta. Una virtù meravigliosa, la speranza. La speranza, se uno lo studia in due parole, è quella virtù che ci fa stare già col cuore in cielo, ecco, anche se siamo ancora col corpo sulla terra. E la carità, che è la più grande di tutti, come scrive San Paolo, in modo, quando ne parleremo, di andare a vedere il meraviglioso inno alla carità, uno dei passi più belli dell'Antico Testamento. La carità è quella virtù che comincia sulla terra e che si consuma in cielo. Ecco, anche qui vedremo che della carità molta gente ha un'idea completamente, come dire, o limitata o a volte addirittura distorta, perché la carità, anzitutto, ci fonde con un amore ardente nei confronti di Dio. Vedremo che gli atti della carità sono, anzitutto, l'amore di Dio con tutto noi stessi. Comunque, questa sera, andando con ordine, cominciamo a parlare della Santa Fede. Io vorrei sempre iniziare queste conversazioni, come doveroso, da riferimenti biblici. Allora, per quanto riguarda la fede, noi troviamo nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei una definizione di fede. Proprio una definizione da cui dovremo poi partire. Far partire il nostro discorso, e da cui lo fa partire peraltro anche San Tommaso d'Aquino quando parla dell'istituto erogare della fede. La fede è il fondamento, si legge, o se si preferisce la sostanza, delle cose che si sperano, vedete, e la prova di quelle che non si vedono. Dopo questa definizione, nel capitolo undicesimo della lettera agli Ebrei c'è tutto quanto un elogio, un panegirico dei campioni della fede. Si parte da Abramo e si continua con una serie indefinita di profeti, una serie indefinita molto molto ampia di profeti, facendo riferimento a tante realtà. E si termina con alcune caratteristiche, diciamo così, no? Della fede, perché la fede ci proietta in un mondo che noi facciamo già nostro, ma che non possiamo perfettamente possedere in questo mondo. Ecco, secondo me è bello leggere qualche passaggio di questo undicesimo capitolo della lettera agli Ebrei. A partire dal primo versetto, che abbiamo già visto, la fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Per mezzo di questa fede gli antichi ricevettero buona testimonianza. E poi cominciamo a sentire. Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio. Già qui, dalla parola di Dio o da misteriosi fenomeni atmosferici, cosmici, astrali, casualmente originatisi. Attenzione, eh? Quindi,
Sicché da cose non visibili ha preso origine quello che si vede. Per fede Abele offrì un sacrificio migliore di quello di Caino e in base ad essa fu dichiarato giusto, attestando Dio stesso di gradire i suoi doni. Per essa, benché morto, parla ancora. Per fede Enoch, misteriosissimo personaggio veterotestamentario, fu trasportato via in modo da non vedere la morte e non lo si trovò più perché Dio l'aveva portato via. Ma prima di essere trasportato via, ricevette la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Attenzione a questo passaggio. Senza la fede però è impossibile essergli graditi. Chi infatti si accosta a Dio deve credere che Egli esiste e che Egli ricompensa coloro che lo cercano. Ancora, per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano, compreso da pio timore, costruì un'arca a salvezza della sua famiglia e per questa fede condannò il mondo e divenne erede della giustizia secondo la fede. Ancora, per fede Abramo, nostro padre nella fede, non si può fare un discorso sulla fede senza riferirsi ad Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. E poi continua, no? Per fede Sara ricevette un figlio in età avanzata, eccetera. Poi continua ancora avanti, adesso non leggo tutto quanto, no? Per fede Abramo messo alla prova, offrì Isacco e proprio lui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unico figlio, del quale era stato detto, in Isacco avrai una tua discendenza che porterà il tuo nome. Vedremo questa dimensione della fede. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti, per questo lo riebbe. E fu come un simbolo. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e si prostrò appoggiandosi all'estremità del bastone. Sto continuando sempre la lettura, a stralci un pochino, ma siamo sempre nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei. Per fede Giuseppe alla fine della vita parlò dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le proprie ossa. Per fede Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori perché videro che il bambino era bello, eccetera, eccetera. No, va avanti, ancora, c'è tutto quanto un panegirico della fede di Mosè, la fede degli israeliti che passano il Mar Rosso, per la fede caddero le mura di Gerico dopo che avevano fatto il giro per 7 giorni. Questo episodio, a mio avviso, attualissimo. Per fede Rahab, la prostituta, non perì con gli increduli, eccetera, eccetera, no? Poi si parla dei profeti. Dice, che cosa hanno fatto questi qui? Che mi mancherebbe il tempo, dice, se volessi parlare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele, dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, esercitarono la giustizia, conseguirono le promesse, chiusero le fauci dei leoni, profeta Daniele, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla loro debolezza, divennero forti in guerra, respinsero l'invasione di stranieri. Alcune donne riebbero per fede, per risurrezione, i loro morti, altri furono torturati, non accettando la liberazione loro offerta per ottenere una migliore risurrezione. I martiri della fede, fin dall'Antico Testamento. Altri infine subirono flagelli e schermi, catene e prigionia, furono lapidati, torturati, segati. Profeta Isaia morì segato vivo. Furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, vagando per deserti sui monti, tra le caverne e le spelonche della terra. Eppure tutti costoro, pur avendo ricevuto per la loro fede una buona testimonianza, non conseguirono la promessa. Avendo Dio in vista qualcosa di meglio per noi, perché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. Questo brano è fondamentale per quanto riguarda la fede. Poi ci torneremo. Sempre da un punto di vista biblico, è chiaro che faccio una piccola sintesi, perché altrimenti, cioè, per parlare della fede nella Sacra Scrittura, solo della fede nella Sacra Scrittura, si potrebbe tranquillamente fare un ciclo di catechesi di 50 catechesi. Quindi vi dico, cioè, è ovvio che è impossibile, no?
se no arriviamo al termine della vita terrena che stiamo ancora facendo il ciclo di catechesi sui sette vizi capitali, no? Però un altro particolare è doveroso. Il Vangelo di San Giovanni, a proposito, qui apriamo spot pubblicitario, io sto ancora facendo un ciclo di catechesi bibliche sul Vangelo di San Giovanni che è ampiamente avanzato e che quest'anno continuerà in versione online, ecco, uno dei 4 mercoledì del mese, quindi che spero di riuscire a finire quest'anno il Vangelo di San Giovanni. Che stanno già abbastanza inoltrate. Perché parlo del Vangelo di San Giovanni? Perché nel Vangelo di San Giovanni c'è una esaltazione, un'apoteosi immensa della fede. Cioè, il Vangelo di San Giovanni, chi vuole approfondire chiaramente, se crede, può andare a dare un'occhiata, insomma, alle diverse catechesi bibliche già fatte su questo argomento. Nel Vangelo di San Giovanni, secondo San Giovanni, esiste un solo peccato. Per San Giovanni c'è solo un peccato, non credere in colui che il Padre ha mandato. Vuoi la vita eterna? Questa è la vita eterna, credere in colui che gli ha mandato. Vuoi fare chissà che cosa nella vita? Chi crede in me compirà le opere che io compio, ne farà di più grandi perché io vado al Padre. Vuoi guarire? Credi? Il cieco nato, d'accordo? La samaritana cosa fa? Si converte e crede. Insomma, per San Giovanni, la sintesi della fede è credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, nostro unico Salvatore. Ma credere sul serio, fatto questo, hai fatto tutto. È chiaro che nella dimensione di San Giovanni la fede non è semplicemente dice: ah, va bene, io Gesù Cristo è il Figlio di Dio, fine del discorso. No, è un credere che mette immediatamente in relazione, che permette di arrivare al cuore di Gesù. È una fede che comporta sempre l'ascolto recettivo della sua parola e la sua messa in pratica. Quindi non è, ci ricordiamo, si studia anche a scuola, insomma, la polemica luterana della sola fides, no? Quindi mi basta credere che Gesù Cristo, attenzione, questa è una cosa molto molto diffusa oggi, ne dovremmo parlare un po', perché parlando della fede bisogna anche parlare delle caricature della fede. E l'eresia luterana oggi non circola come eresia luterana, ma circola come forma mentis abbastanza diffusa anche a quanto mi risulta in certi ambienti ecclesiali. Cioè quello che Lutero diceva in maniera teorica, sbagliando evidentemente nel 1500, oggi circola in maniera non teorizzata, ma pratica. Perché fondamentalmente Lutero diceva: basta che noi crediamo che l'amore di Dio è così tanto grande, d'accordo? E ce l'ha manifestato in Cristo che più di questo non poteva fare. E ci vuole bene, quindi ci vuole salvi. E quindi basta che tu credi che Lui ti vuole bene e quindi ti può perdonare i peccati, ti può fare giusto. Basta che tu c'hai questo atto e hai conseguito la salvezza, senza bisogno che fai nient'altro. Non servono opere, non serve niente. Quale opera vuoi fare tu davanti a Dio? Che tu sei un povero peccatore, che non ne fai una dritta, non ne fai una giusta, eccetera, eccetera, no? Fatto questo, finito tutto. E non è che tu diventi giusto. Dio si dimentica di quello che sei perché ti vede attraverso, diciamo così, gli occhi di suo figlio che ha sofferto e che è morto per te. Lui ti copre con il velo dei suoi meriti. Ti mette una bella co coperta santa fatta da lui sopra, tu rimani cattivo e peccatore, d'accordo? Però il Signore si dimentica di chi sei, coprendoti con i meriti di suo figlio e per questo ti salva. Questa è una eresia grossa quanto la casa, come vedremo. Però purtroppo fu detta e a quanto insomma si può constatare, gira questa cosa qui in più di qualche ambiente, non necessariamente caratterizzato da certe conformazioni, a volte semplicemente soltanto come dire, in una forma, in un pensare comune, cioè la gente che si pensa che va bene, pensiamo ai funerali, io li chiamo scherzando, canonizzazioni anticipate, no? Tu vai al funerale, chiunque sia il soggetto del funerale,
Adesso il nostro caro defunto sta in paradiso, lui ci aspetta e prega per noi a destra e a sinistra. Io, prima di diventare prete, racconto sempre che sono stato per 33 anni, quasi 32 e mezzo, sono stato dall'altra parte, quindi sono stato un laico per 32 anni e mezzo, quindi ho assistito a celebrazioni, a funerali. Io, insomma, delle volte veramente sono rimasto praticamente inorridito, cioè, altra cosa è che non possiamo giudicare nessuna persona, insomma, no? Questo per carità di Dio, le coscienze le giudica soltanto il nostro Signore, ma noi non possiamo assolutamente, appunto perché non possiamo giudicare nessuno, non possiamo farlo né in negativo, ma nemmeno in positivo. Cioè, chi ti dà l'autorità di sostituirti al giudizio di Dio e illudere le persone presenti a un funerale, che anche se il soggetto, insomma, di cui sta celebrando un funerale è una persona che oggettivamente, cioè questo, noi non possiamo giudicare le coscienze, ma i peccati oggettivi sono peccati oggettivi, insomma, no? Se muore una persona che magari, insomma, nella vita è stata un tossicodipendente, per esempio, cioè, che cosa vogliamo dire? Per carità, non si giudica, come dire, il sostrato personale, la vicenda familiare, cioè questo lo giudica soltanto nostro Signore, ma si stende un velo pietoso, insomma, no? Cioè non si può dire adesso, che ne so, facciamo i canti gioiosi perché il funerale deve essere una festa, cioè, capito? Io ricordo persone scandalizzate che sono venute a parlare con me più di qualche volta, che hanno partecipato a funerali, insomma, di persone notoriamente fatte in un certo modo che si sentivano durante le cose, cioè, dietro questo fatto cosa c'è? Ma nemmeno, ma neanche più nemmeno, cioè, non serve neanche che tu credi che sei giustificato. No, tu sei giustificato ipso fatto, siccome Gesù Cristo è morto per tutti, quindi il nostro Signore vuole che tutti quanti siano salvi, quindi quello che hai fatto è fatto. Ti sei pentito, non ti sei pentito, sei stato cristiano, tu vai in paradiso. Allora, capite che oggi stiamo in tempi, come dire, dove la perdita della vera fede, che qualcuno chiama non senza ragione apostasia, è abbastanza diffusa. Quindi capiamo quanto è importante e fondante il discorso sulla fede. Adesso non so quanto ci soffermeremo, però certamente su questo tema occorrerà fermare un pochino l'attenzione. Allora, cominciamo dalla definizione, dopo questo excursus introduttorio. La fede è il fondamento, la sostanza delle cose che si sperano, abbiamo appena letto, e la prova di quelle che non si vedono. Allora, fermiamoci su questa espressione. Che significano queste cose che abbiamo appena ricordato? Allora, per quanto riguarda la definizione, la fede è il fondamento o la sostanza. Il termine greco per la verità è hypostasis, quindi proprio la sostanza, cioè ciò che dà, ciò che sta sotto. Delle cose che si sperano. Allora, quali cose speriamo noi? Non voglio adesso anticipare il discorso sulla speranza, no? Però, per esempio, l'oggetto principale della speranza qual è? La vita eterna, il paradiso. E da dove sai che esiste il paradiso? Il paradiso è una verità di fede. Che cos'è il paradiso? Il paradiso è il luogo dove c'è la visione beatifica di Dio, ma che esiste Dio, l'abbiamo sentito dire, è una verità di è un dato che ti viene dalla fede, no? Poi per andare in paradiso bisogna osservare i comandamenti, sì. E chi te lo dice quali sono i comandamenti? I comandamenti te li dice quali sono la fede. Quindi il fondamento, la sostanza delle cose, ecco perché è la prima delle virtù teologali. Noi sappiamo che la più grande di tutte le gare lo sanno tutti, è la carità, ma la prima è la fede, perché senza la fede non ci può essere manco la carità, d'accordo? Lo vedremo a suo tempo.
Attenzione, è la prova di quelle che non si vedono. In greco è elenkos il termine. Elenkos si traduce proprio con, attenzione, con convinzione, cioè prova proprio in senso forte. La prova delle cose che non si vedono. Allora, San Tommaso dice che la fede ha come oggetto proprio realtà inevidenti, cioè il contrario di quello che sembra. Tutto quanto è oggetto di fede è per definizione inevidente, cioè ciò che appare ai sensi a prima vista. Come dire, a una certa forma di buon senso, è esattamente il contrario del dato di fede. Perché si chiama la prova delle cose che non si vedono? Che non si vedono? Come faccio io a sapere, per esempio, che Dio è trino? Perché nostro Signore lo ha rivelato e perché alla rivelazione di Dio, la risposta che si deve dare è l'obbedienza della fede, cioè, volendo definirla in termini, diciamo così, scientifici, filosofici, teologici, come dice San Tommaso, abito intellettivo, ricordiamo il termine abito, l'abbiamo già visto la volta scorsa, con cui si inizia in noi la vita eterna e che fa aderire l'intelletto a realtà che non appaiono. E quali sono queste realtà? Quelle che Dio ha rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere. Ripassiamo l'atto di speranza, l'atto di fede, scusate, che voglio augurarmi, e se non lo fate, cercate di farlo, che ogni buon cristiano, insieme al resto delle preghiere del mattino e della sera, dovrebbe fare. Mio Dio, poiché sei verità infallibile, credo tutto ciò che tu ci hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, e in particolare credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, e credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere, Signore, accresci la mia fede. In questa piccola formuletta, noi disprezziamo oggi un pochino queste formulette, ma qui c'è già tutto. A catechismo abbiamo imparato un'altra cosa. Quali sono le due verità fondamentali della nostra fede? Le due. Le sappiamo dire? Che sono espresse appunto nell'atto di fede. L'unità e la Trinità di Dio. E poi l'incarnazione, la passione, la morte e la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, nostro unico Salvatore. Da queste due verità di fede, che sono le verità primordiali, tutto il resto, tutto il credo, avremo modo di vedere il credo, non solo, io vorrei durante questo discorso sulla fede leggere con voi uno dei più grossi capolavori che è stato scritto, che è una sintesi meravigliosa della fede cattolica, magari alla fine, che è il simbolo quicunque. Uno spettacolo unico al mondo, non lo conosce quasi nessuno, che, come dire, sviluppa e amplia ulteriormente quello che diciamo la domenica nella professione di fede, nel credo liceo costantinopolitano. Spettacolare, bellissimo. Quindi queste due verità di fede, l'unità e la Trinità di Dio. Da dove lo sappiamo? Cosa fa? Noi abbiamo la rivelazione, l'Antico e il Nuovo Testamento. Pensiamoci, no? Qual è la prima cosa che Dio ha rivelato? È espresso in quella parte del Deo, in quel bellissimo passaggio del Deuteronomio: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. E sappiamo che il contesto, le religioni antiche, arcaiche, erano tutte politeiste, tutte, i romani, i greci. Le religioni cananee, dove si trovò Abramo, tutte quante erano politeiste. Quindi la prima cosa su cui bisognava istruire l'uomo
è che non ci sono 300 dei, ma Dio è uno solo, c'è un solo Dio. Noi oggi, chiaramente vivendo nel 2021, quei pochi credenti che sono ancora rimasti, ti sembra assolutamente normale, ma noi non abbiamo idea di quanto fosse sconvolgente. Cioè, i primi romani che si convertivano al cristianesimo, o anche i greci, cioè, dovevano fare proprio un atto di, come dire, di castrazione intellettuale spaventosa, cioè per loro era proprio entrare in un altro mondo. È impossibile che ma c'è stata una montagna di dei, no? Ce ne sta uno solo. Quindi l'unità. E attenzione, nell'Antico Testamento Dio volontariamente ha omesso di specificare che la sua unità si esplica nella Trinità, cioè che c'è un solo Dio, ma in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché? Perché se prima non instauri un convinto monoteismo, se vai a dire subito che sono tre, che cosa succede? Succede che i politeisti dicono: ah, va bene, quindi gli dei dell'Olimpo non sono 500, sono soltanto tre, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quindi che sarebbero l'equivalente, non so, di Giove, di Marte, di Venere, per dirne tre, no? Quindi, no, quindi ha prima fatto solidificare talmente tanto che i pii ebrei, anche quelli buoni, non soltanto quelli appartenenti alla classe contro cui Gesù si scaglia un po' degli ipocriti, quando sentivano dire da Gesù che lui era il figlio di Dio, come dire, rimanevano sconvolti perché il monoteismo israelitico era talmente rigido e fissato che dire, cioè, gli faceva prendere un colpo, perché sentire che Dio c'aveva un figlio metteva, come dire, poteva mettere in discussione questa fede nel monoteismo. Poi, certamente, Gesù da subito ha spiegato che non si tratta di introdurre una pluralità, come dire, una dualità, una duplicità della divinità, no? Assolutamente. Perché è della stessa sostanza del padre, io e il padre mio siamo una cosa sola, eccetera, eccetera. Però dobbiamo anche capire che, ecco, cioè, e anche per noi, attenzione, cioè, sempre molto, questo è il mistero fondamentale, attenzione, la fede si rivolge e volge l'attenzione verso misteri. Misteri che cosa significa? Significa che tu hai una realtà che ti viene rivelata, quindi di cui tu ne cogli certamente almeno l'essenza, ma non la puoi comprendere perfettamente. Non la puoi comprendere perfettamente, perché il nostro intelletto fa fatica a comprendere come un solo Dio possa avere la forma di esistenza propria e, attenzione, imprescindibile, perché è costitutiva, in tre persone uguali e distinte. Cioè, come si studia in teologia, le persone della Santissima Trinità hanno tutto in comune, tutto, sono identiche, salvo la differente relazione d'origine. Cioè, il padre è innascibile e genera il figlio è nato dal padre, quindi è generato, lo Spirito Santo procede da chi? Dal padre e dal figlio e dal loro amore reciproco. Basta. Detto questo, non ti azzardare a dire niente di diverso della Santissima Trinità, né che c'è un prima, né che c'è un poi, né che qualcuno è più grande o qualcuno è più piccolo, perché sono tutti e tre, hanno gli stessi identici attributi: il Padre onnipotente, il Figlio onnipotente, lo Spirito Santo onnipotente, eccetera, eccetera, no? Oh, quindi la fede ci immette dinanzi a questi misteri, facendoli comprendere e facendoli fare nostro. Il secondo, cioè, capito? Pensiamo a Gesù Cristo. Teniamo presente che per i primi 8 secoli, 7 secoli, i primi 6 concili ecumenici della Chiesa sono tutti quanti volti a ribadire il dogma trinitario e a difenderlo dalle innumerevoli eresie e a far comprendere e a delimitare la corretta comprensione del mistero dell'incarnazione.
Efeso e Calcedonia, ma anche Costantinopoli 2, Costantinopoli 3. Quindi, perché, cioè, se già la Santissima Trinità è un bello scoglio, pensiamo che significa, anche qui non lo so quanti cattolici sono capaci, bisogna avere una buona formazione. Il figlio che diventa uomo, che succede? Concepisci questa incarnazione come uno scambio di luoghi, cioè il figlio scende e quindi gli altri due rimangono su per 33 anni, sta giù e poi ritorna su? Punto interrogativo. Com'era Gesù? Ce l'aveva l'anima Gesù? Ce l'aveva una volontà come la nostra? Per esempio, una eresia, quella di Apollinare, diceva che l'incarnazione consiste semplicemente nel fatto che il figlio di Dio ha preso un corpo, però ciò che in noi fa l'anima, in lui lo faceva la divinità. Quindi era un corpo animato dalla divinità. Tanto per farvi capire, cioè, guardate a pensare adesso chi ascolta. Che pensi tu di nostro Signore Gesù Cristo? Sono venuti concili su concili. Quindi di dire che è una sola persona, d'accordo, perché è il figlio di Dio, che però ha due nature distinte e unite all'interno dell'unica persona. Ma ciascuna di queste due nature fa esattamente ciò che è proprio di essa. Per cui si può e si deve dire che Gesù Cristo ha mangiato, ha dormito ed è veramente morto in quanto uomo. E in quanto Dio si dice che Gesù Cristo è risorto, ha fatto i miracoli e cose di questo genere. Ecco, quindi, allora, capiamo che la fede, anzitutto, ci dà una serie di informazioni relative a realtà che non si vedono. Apriamo subito una parentesi, questo l'ho detto tante volte, in tanti interventi, però è impossibile non ripeterlo perché stiamo ragionando ancora sulla definizione della fede, prova di quelle che non si vedono, cioè la fede stessa è la prova. Ma veramente esiste Dio? È una verità di fede? Fine del discorso. Se è una verità di fede, e io posso accertarmi oggi che è una verità di fede, perché noi le verità di fede possiamo conoscerle tutte, ciascune. Quali sono quelle che Dio ci ha rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere? Quando è che tu stai dinanzi ad una verità di fede? Una verità di fede è un pronunciamento dogmatico che, almeno fino a prima del Concilio Vaticano II, e questo diciamo era sempre preferibile, tu per andare a riconoscere una verità di fede c'era una maniera facilissima. Quando la Chiesa o un Papa voleva definire qualcosa, diceva: chi a questa cosa non ci crede, c'è cioè una formula tecnica, anatema sit. Lo scomunicava. Anatema sit è un'espressione che usa San Paolo nelle sue lettere, per primo, quindi se qualcuno è sia anatema, e la Chiesa poi ha fatto proprio. È chiaro che se tu dici, se tu non credi questa cosa, sei fuori della comunione con la Chiesa, vuol dire che quella è una verità di fede. Per esempio, perché non tutte le verità di fede sono esplicitamente contenute nella rivelazione. Facciamo due esempi per antonomasi: il Purgatorio e l'Immacolata Concezione. Se voi avete tutta la Bibbia, quindi la rivelazione scritta, non troverete da nessuna parte scritto che esiste il Purgatorio né che la Madonna era Immacolata. Attenzione, non c'è scritto in maniera esplicita, ma c'è scritto in maniera velata, bisogna saperlo andare a vedere. Allora, che cosa succede? Che la Chiesa, in forza dell'assistenza dello Spirito Santo, per un potere ben specifico che Gesù Cristo ha dato a coloro che nella Chiesa lo esercitano, cioè il Papa da solo e il Papa unitamente a tutto il Collegio Episcopale quando agiscono in concilio, può, assistito infallibilmente dallo Spirito Santo, peraltro, definire, quindi esplicitare, quegli articoli di fede che sono implicitamente contenuti nella rivelazione, quindi devono essere tirati fuori, spiegati e definiti.
Quindi, quando c'è un articolo di fede definito, si parla tecnicamente di fede divina e cattolica. Cosa vuol dire che la fede è la prova di quelle che non si vedono? Vuol dire che quando tu stai dinanzi a una cosa di questo genere, cioè nella nostra vita, queste sono cose che coinvolgono la vita, eh? Cioè, tu ci credi che esiste il purgatorio? Non ci devi manco pensare un secondo. Sì, e attenzione, è più sicuro che esista il purgatorio o che 2 più 2 fa 4? Chi ascolta in diretto o in differita risponda mentalmente a questa domanda, però si capisce che come io la sto formulando è una domanda retorica, quindi perché la risposta è credo che esiste il purgatorio prima e più che 2 più 2 fa 4, perché questo è. Però bisogna vedere se noi ci crediamo veramente. Pensiamo, apriamo una piccola parentesi di attualità, no? Io, cioè, tenete sempre presente che le nostre conversazioni sono sempre appunto catechetiche, cioè una catechesi ha lo scopo di provocare la persona, quindi di suscitare proprio l'atto di fede, la riflessione e la crescita, no? Allora, viviamo questo, diciamo, questo ciclo di catechesi sta ancora in un contesto a noi molto molto conosciuto, no? Il contesto molto molto conosciuto ha fatto emergere in maniera forte il rapporto dell'uomo in relazione alla possibilità della morte. Allora, la nostra relazione con la morte, che è un fatto sicuro e certo, dice molto sulla nostra fede. I figli di Dio, evidentemente, sono amanti della vita, come si legge nella Sacra Scrittura. Attenzione, ma sorella morte corporale non è la fine della vita, se tu hai fede. È la fine della vita terrena, cioè della prima fase della vita umana, diciamo la meno bella, la più pericolosa e la più travagliata, perché con la vita terrena, altra verità di fede, noi ci scriviamo giorno dopo giorno la nostra sorte ultraterrena, anche questa è un'altra verità di fede, perché quello che vivremo di là è proporzionato a quello che abbiamo fatto di qua. Perché il nostro grado di gloria in paradiso, altra verità di fede, è proporzionato ai meriti che abbiamo acquisito sulla terra. Cioè, ciclo di catechesi, vizi e virtù, a quante virtù abbiamo esercitate, a quanti atti di virtù abbiamo fatto, al grado che hanno avuto le nostre virtù. Un santo è colui che ha esercitato le virtù in grado eroico, d'accordo? E quindi andrà parecchio in alto in gloria. E andare parecchio in alto in gloria, altra verità di fede, significa godere maggiormente dei beni infiniti del paradiso, godere maggiormente della gloria accidentale. Ci sono una montagna di cose. Ok? Allora, quanto sei sicuro tu? Ma sicuro che dopo la morte c'è questo? Perché la fede, e qui mi si permetta di citare il professor Fisichella, che diceva questa cosa che non è tanto difficile, però gli studenti, vi assicuro, c'ero pure io in classe, saltavano dalla sedia. Lui diceva, la fede, in quanto tale, non ammette nessun dubbio. I dubbi di fede, il dubbio, diciamo così, il dubbio volontario nella fede, come vedere, è un peccato mortale. Perché se una cosa, ti ripeto, se tu puoi accertare, e oggi si può accertare facilissimo, poi che abbiamo internet è di una facilità estrema. Se tu puoi accertarti che una certa cosa è una verità di fede, il fatto stesso di essere una verità di fede è prova incontrovertibile, indefettibile, inconfutabile che quella cosa è. E perché ha questa forza la verità di fede?
E perché la fede è quindi prova essa stessa di quelle cose che non si vedono. Perché l'origine di una verità di fede è il verace per antonomasia, è l'infallibile per antonomasia, cioè Dio. Ci sono alcune verità cosiddette scientifiche che sono. Adesso qui non apro questa parentesi perché anche qua la vivremmo veramente, d'accordo? Che sono relative. Cioè, per esempio, la più comune, la forza di gravità, così come la conosciamo, funziona sul pianeta Terra, dentro l'atmosfera terrestre. Fuori dell'atmosfera terrestre, la legge di gravità funziona più. Ok? Se prendo un'astronave, non c'è. Avete visto come sono gli astronauti, no? Galleggiano. Tanto per dire. Allora, su questo punto, proprio su questo punto, si giocò la famosa polemica del caso Galilei, che noi l'abbiamo sempre studiata, ce l'hanno fatta studiare in chiave evidentemente anti-ecclesiale e anticlericale, cioè come prova dell'oscurantismo della Chiesa che è nemica della scienza da sempre e che quindi si è opposta a Galileo. Galileo ha dovuto ritrattare, è stato scomunicato, ha passato un sacco di guai e invece è un benemerito dell'umanità perché ha fondato il metodo scientifico. Nonostante l'opposizione delle autorità ecclesiastiche. Questa è la vulgata che circola. D'accordo? Ora, io credo che nella vita non bisogna mai fare gli avvocati delle cause perse, ecco, specialmente quando uno sa qualcosa di che cosa sia essere avvocati, no? Quindi è indubbio, d'accordo? È indubbio che nel caso Galilei. Ci sono evidentemente state più di qualche, c'è stata più di qualche uscita, più di qualche comportamento, più di qualche affermazione da parte di insegni ecclesiastici, certamente indifendibile. Ok? Quindi non bisogna avere paura di dire alcune cose. Però il problema fondamentale, il problema, ed è questo il punto fondamentale, era questo qui. Galileo affermava che attraverso il metodo che lui aveva scoperto, sappiamo bene che tu con il metodo galileiano produci una scienza esatta perché riproducibile in via sperimentale. Quindi giungi ad un grado di convinzione che equivale all'incontrovertibilità. Ok? Questa cosa è dimostrata e nessuno si può opporre perché è dimostrata. Invece, una verità di fede, uno può dire, lo dici tu, siccome non me lo puoi dimostrare, io ho tutto quanto il diritto di poterne dubitare. Che diciamo noi di questo? Quindi lui diceva, le verità scientifiche sono di rango superiore alle verità di fede, perché solo delle prime io posso arrivare ad avere una certezza che ha il crisma dell'incontrovertibilità, mentre delle verità di fede questo non è possibile. Ecco, e qui casca l'asino. Proprio qui casca l'asino. Noi se sentiamo questa cosa, apparentemente diciamo, beh, insomma, è giusto, no? È giusto. Se io adesso, questo non c'entra niente con la scienza strettamente galileiana, no? Però prendiamo un'altra scienza cosiddetta esatta. Se il teorema di Pitagora, tutti quanti siamo stati bambini, no? Cioè, se io prendo il teorema di Pitagora, io mi divertivo quando ero che dice, la somma dei quadrati costruiti sui cateti uguale al quadrato sull'ipotenusa. Io l'ho fatto quando ero piccolino. Mi metteva a fare il triangolino piccolo, poi quello più grande, poi facevi i quadrati e poi veramente andava a misurare, a fare i conti e non c'è niente da fare.
questo non... D'accordo. Puoi dire la stessa cosa sul paradiso? No, perché il paradiso io non l'ho mai visto, quindi insomma, cosa esiste? Uno potrebbe obiettare. Ma è qui la forza dirompente, spettacolare della fede. La fede scavalca l'evidenza delle verità scientifiche, la scavalca. Cioè, tu puoi dire che c'è una fede degna di questo nome, e attenzione, qui è stata infusa la grazia nel battesimo, quando sei più sicuro di tutte le verità di fede, una per una, nessuna esclusa, e le devi prendere tutte, più di quanto sei sicura di tutte quante le informazioni della scienza, vera o presunta, che ti vengono date. Questa è la fede divina e cattolica. E questa era la materia del contendere su cui era giusto impuntarsi, perché su questo non si transige. Capite? Che la Terra giri intorno al Sole e non viceversa, cosa che sconvolse qualcuno, se tu lo dimostri che gira la Terra intorno al Sole, gira la o gira il Sole intorno alla Terra, non cambia assolutamente nulla, d'accordo? Per quanto riguarda la fede, anche se secoli di convinzioni erronee, certamente, ma acquisite, si disponevano dinanzi a questa cosa in maniera, come dire, non troppo serena. Ci voleva il tempo per metabolizzare il fatto che gira la Terra intorno al Sole, o il Sole intorno alla Terra, per quanto riguarda Dio e le cose della fede, cambia assolutamente niente. Però la scala, quindi l'ordine, è no. La fede è la più alta forma di conoscenza che esiste sul pianeta Terra. È quella che ti mette in contatto con le cose più certe e più sicure che esistono. Voi pensate se ci fosse una fede di Dio? Capite perché la fede è il fondamento delle cose che si sperano e la prova di quelle che non si vedono? Cioè, se uno ci avesse... capite perché San Giovanni dice credere in colui? Cioè, voi pensate se uno ci avesse una fede di questo genere? Facciamo subito un esempio, io lo faccio sempre questo esempio, no? Ma come mai che oggi i cattolici non vanno a messa? Allora, io la risposta, chi mi conosce si annoierà che ripeto sempre le stesse cose. La risposta è o sei matto, perché se tu credi a quello che è la messa e non ci vai, sei matto. Sei matto o sei un diavolo? Oppure non ci credi. Oppure, cosa molto più probabile, non ne hai la più pallida idea. Ed ecco che comprendiamo già adesso che la fede, così come tutte quante le virtù, deve essere formata. Le conosci le verità di fede? Facciamo spot pubblicitario per un altro ciclo di catechesi che comincerà dopodomani. Andiamo a rivedere il catechismo di San Pio X, dove nel catechismo di San Pio X c'era questa intuizione. Mettiamo le verità di fede in maniera chiara, comprensibile, sintetica. Oggi tutti l'accusano. Ah, questo è nozionismo, questa è... che cos'è? È una cosa astratta, è una cosa filosofica, questo è così. Sì. Vedi, io da parroco quante volte, e qui c'era anche il cardinal Petrocchi che ci dice un sacco di cose. Adesso, il catechismo di San Pio X l'abbiamo messo nel dimenticatoio e non si può quasi neanche nominare. Con la conseguenza che adesso i ragazzini arrivano alla prima comunione e alla cresima, vagli a chiedere solo una cosa. Vai a chiedere a quel ragazzino perché ti ha creato Dio, che ci stai a fare tu sul pianeta Terra? Vediamo se ti sa rispondere. Se si imparava a memoria il catechismo di San Pio X, almeno la risposta a memoria la sapeva. E se ci avesse avuto voglia di rifletterci un po', sapendo a memoria quella risposta, la risposta già a questa domanda del catechismo di San Pio X, uff, vedremo nell'altro ciclo, ci si può parlare mezz'ora.
se basta. Quindi comprendiamo questi orizzonti, questi livelli. La fede nella sua prima manifestazione, adesso vi dico, questa sera abbiamo parlato di quella che si chiama tecnicamente la fides quae, cioè la fede come abito intellettivo soprannaturalmente infuso, attraverso cui il nostro intelletto aderisce a delle realtà che appaiono del tutto inevidenti, del tutto inevidenti. Anche l'esistenza dell'anima, per esempio, no? È evidente? Sapete quanta gente pensa che l'uomo sia semplicemente cervello, così come gli animali? Guardate che le verità di fede, come si può, per esempio, giustificare l'aborto? Se una persona ci avesse la fede, l'aborto è ingiustificabile in nessun modo. Perché? Cosa c'è dietro? Chi è il signore della vita? Chi è che dà la vita? Chi è che crea l'anima di ogni essere umano? È Dio. E essendo lui il creatore, chi è che la può togliere in qualunque momento? Chi è che ne ha la disponibilità? È Dio. Fine del discorso. Ci sono i casi limiti, ci sono i casi disperati, per carità, che sono sempre quelli che vengono portati avanti quando si deve fare una legge, no? Si porta il caso limite perché uno dice no, in questo caso sì, non si dovrebbe fare, ma in questo caso che vogliamo fare? Che fai? Tenere un bambino ad una donna che è stata violentata? No. Il caso limite, no? È chiaro, questo è un caso limite, ok? Un caso brutto, c'è come ci sono delle soluzioni alternative. Fai nascere il bambino e lo fai adottare da qualcuno, lo mandi in una casa famiglia, ma la vita non la tocchi, perché non si può, come dire, reagire ad un male gravissimo subito facendone un altro. Bisogna inventarsi qualcosa se uno non ha, come dire, non reggo psicologicamente, e per carità di Dio, una cosa di questo genere è più che comprensibile. Non mi posso tenere davanti, insomma, ciò che mi ricorda un incubo che ho ricevuto. Per carità di Dio. Per carità di Dio. Troviamo un'altra soluzione. C'è sempre una soluzione possibile e lecita dinanzi a qualunque problema. Ovviamente la prossima volta continueremo su questo argomento, andando a vedere le altre due dimensioni della fede, no? Riprendendo un pochino quello che insegnava Sant'Agostino sulle tre dimensioni della fede, riprenderemo da lì la fides quae, che oggi abbiamo cominciato un pochino abbastanza a introdurre, la fides qua, quindi l'autorevolezza e quindi il contatto con Dio che e quindi con la doverosa obbedienza a lui che provoca la fede, e poi il credere in, quindi la fede come relazione di progressiva e sempre più crescente fiducia e abbandono nelle mani di Dio. Lo vedremo però, se Dio vuole, la prossima volta. Ora ci salutiamo e con la mia benedizione, appuntamento per chi crede alla prossima puntata. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga.